Ciao, benvenuto qui sul canale di Infodrones.it. Oggi scopriremo insieme, in questa videoguida, come vedere da sonno su due dispositivi. Approfondiremo quindi questo tema e ti darò tutte quelle istruzioni per riuscire a vedere contemporaneamente su due dispositivi da sonno. Lo scopriamo insieme subito dopo la sigla. Molto bene, prima di vedere insieme questa opzione che mette a disposizione DAZN, quindi come vedere DAZN su due dispositivi, ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare quelli che sono i nostri riferimenti social. Ti invito a seguire quelle che sono le nostre pagine, che sono presenti sulle più famose e importanti piattaforme social, così, oltre a rimanere aggiornato sull'uscita ad esempio di nuovi video, potrai essere aggiornato e seguire tutti quelli che sono i temi, le news, le guide, gli aggiornamenti su tutto quello che è il mondo high tech. Inoltre troverai in descrizione di questo video e al primo commento il link che ti porta la guida, l'articolo di blog sul sito www.infodrones.it, dove tu potrai trovare degli approfondimenti e una guida scritta sul tema di come vedere da sonno su due dispositivi. Inoltre, cosa interessante, troverai nell'articolo di riferimento e sempre al primo commento il link che ti porta a quella che è la promozione che in questo momento sta proponendo DAZN, che ti invita a scoprire se non sei ancora iscritto a DAZN e quindi vorresti goderti tutto quello che è l'intrattenimento sportivo a 360 gradi. Entriamo allora nel vivo del video e scopriamo insieme come vedere DAZN su due dispositivi. Infatti DAZN mette a disposizione dei suoi utenti questa possibilità, quindi aggiungere più dispositivi per vedere quelli che sono gli eventi trasmessi sui suoi canali. Come ormai tu saprai, DAZN è diventato tra i leader nella proposta di eventi sportivi, soprattutto in particolare dopo aver acquisito ad esempio molte partite della Serie A. Ad oggi se ne contano 7, tra cui anche ce ne sono 3 in coesclusiva con Sky. Dal sito ufficiale ovviamente potrai vedere tutti quelli che sono gli sport che in questo momento propone DAZN. Quindi parliamo di calcio, box, golf, parliamo di pattinaggio, kickboxing, curling, ciclismo, UFC, quindi sport che sono di livello almeno italiano, quindi di livello nazionale, quindi Serie A, quindi calcio, ma di livello anche internazionale, quindi che sia l'UFC, che sia il golf e quindi tantissimi sport, e ce n'è per tutti i gusti di tutte quelle persone che sono dei appassionati sportivi e che quindi gli piace vedere in TV quelle che sono partite di calcio e quindi tutto quello che sono gli eventi sportivi. Ovviamente, come tutte le persone a cui può capitare di essere appassionati di sport, tu non potresti essere l'unico che è appassionato di sport nella tua famiglia oppure con le persone con cui vivi. Infatti potrebbe essere che oltre a te c'è un'altra persona, quindi tu potresti essere appassionato di box, ma ci può essere invece il tuo amico, ci può essere un'altra persona con cui condividi l'account, con cui avete in casa, quindi questo abbonamento a DAZN, che è appassionato invece ad esempio di calcio. E quindi vorresti capire come vedere su più di un dispositivo, in questo caso su due dispositivi contemporaneamente, quelli che sono gli eventi trasmessi sui suoi canali. Allora, innanzitutto sappi che se condividi quindi l'abbonamento con qualcuno, quindi parliamo ad esempio della tua famiglia, tu puoi associare fino a 6 dispositivi e questo è molto utile perché puoi guardare DAZN da infatti TV, ma anche da cellulare, che sia smartphone o che sia tablet, da PC, quindi ti basterà recarti su quello che è il sito ufficiale della piattaforma di DAZN. Io in questo caso ti sto mostrando questa videoguida da PC e quindi questo è il sito di DAZN su cui dovrei andare, quindi basta digitare DAZN su Google, accedere all'account, inserire quindi quelle che sono le tue credenziali e poi goderti quello che è l'intrattenimento sportivo. Sappi anche che, siccome ci sono tantissime persone ormai che hanno acquistato anche una console, che sia PlayStation, Xbox, perché danno la possibilità anche di vedere piattaforme come DAZN. Quindi sappilo, se tu hai una PlayStation, puoi installare quella che è l'applicazione di DAZN e vedere anche DAZN dalla tua console. E questo serve anche, piccolo inciso, che se tu hai non hai una TV che è smart, diciamo una TV che è un po' una sorta di computer, con la console la puoi far diventare smart e quindi vedere DAZN
con una TV normale non sarebbe possibile, perché ci sarebbe bisogno di una Smart TV o comunque degli altri accorgimenti di cui abbiamo parlato in altri video, ma sappi che puoi farlo diventare Smart TV tramite la console ad esempio. Quindi è un qualcosa che puoi tenere a mente se possiedi una PlayStation Xbox. Cosa importante e che ci tengo a precisare è che si può vedere da solo su due dispositivi, cosa però che non si può fare è che non si possono vedere contemporaneamente, ma in momenti diversi. Tuttavia, quindi, tu potrai decidere di vedere un evento alle 3, perché c'è un incontro di box, e alle 18 invece il tuo amico, la persona con cui hai condiviso in famiglia l'abbonamento di DAZN, potrà vedere in TV la partita di calcio della sua squadra di cuore. E tu puoi vederti invece alle 3 l'incontro di box dal tuo computer, nella tua stanza, dove fai questo rituale di vederti il tuo incontro di box preferito. Semplicemente non dovrai cambiare nessuna impostazione se dovrai vedere su due piattaforme con due dispositivi contemporaneamente. Quando tu vuoi vedere il tuo incontro di box, per riprendere l'esempio, ti basta collegarti da DAZN, e quando invece il tuo amico vorrà vedere la partita di calcio, basterà che accenderà la TV e si vedrà in tranquillità la sua partita di calcio. Ovviamente per poter vedere DAZN su più dispositivi dovrai aggiungerli, e questo si fa andando su quelle che sono le impostazioni che trovi sul tuo account. Quindi dovrai accedere al tuo account, andare su impostazioni, dispositivi e aggiungere oppure togliere quelli che sono i dispositivi collegati. Ricordati che ne puoi aggiungere fino a un massimo di 6. Quindi, ricapitolando brevemente, tutto quello che devi fare per vedere DAZN sui tuoi dispositivi è semplicemente collegarti dal dispositivo da cui vuoi vedere DAZN, quindi o da computer, da smartphone oppure dalla tua console. L'unica cosa che dovrai fare appunto è aggiungere il dispositivo, quello per vedere la partita, l'evento, su quello che è l'impostazione del tuo account, del tuo profilo. E cosa importante da tenere a mente, ad esempio alle 3 tu hai l'incontro di box, alle 3 c'è la partita del tuo amico, la partita di calcio, non possono essere visti in contemporanea, quindi in qualche modo dovreste poi organizzarvi per vedere l'evento, ognuno al suo orario. Cosa importante però, ci puoi associare al tuo account fino a 6 dispositivi, quindi anche quando sei fuori casa e vuoi vedere il tuo evento DAZN sul tuo cellulare perché sei uscito nel momento in cui c'era la partita, te la puoi iniziare a vedere ad esempio da cellulare e poi finirla di vedere sulla tua TV a casa comodamente sul divano. Ok, adesso hai tutte le informazioni per sapere come vedere DAZN su due dispositivi. Ti godrai quindi l'evento, che sia box, che sia calcio o che sia l'UFC, da smartphone, da PC o dalla tua TV, e potrai appunto vederlo su due dispositivi, naturalmente non in contemporanea come ti dicevo, ma ovviamente dovrai metterti in qualche modo d'accordo con la tua famiglia, se ad esempio lo hai condiviso con la tua famiglia, e ognuno di voi potrà godersi nell'orario scelto l'evento che più gli piace. Prima di salutarci io ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare il link che ti porta all'articolo di riferimento da cui è tratta questa video guida. Troverai degli approfondimenti e una guida scritta con cui, dopo aver visto questo video, potrai approfondire, e troverai il link sia qui sull'articolo di riferimento ma anche al primo commento che ti porta a quella che è l'offerta che in questo momento sta proponendo DAZN. Naturalmente si tratta del sito ufficiale di DAZN. E se vuoi sapere, vuoi scoprire di più, vuoi goderti quello che è lo sport di DAZN, ti basta iscriverti con quella che è la promozione che sta proponendo in questo momento. Se questo video ti è piaciuto, è stato chiaro, l'hai trovato interessante, metti un bel mi piace. E se qualcuno ha bisogno di queste informazioni di cui abbiamo trattato in questo video, condividigli pure questo video e iscriviti al canale attivando la campanella. Così nessun video che uscirà qui su questo canale non te lo perderai. Io ti do appuntamento alla prossima video guida e ti ringrazio per essere stato qui con me in questa video guida. Ciao!